tagliato la mela a fette, l'ho messa a macerare nel calvados, ho aggiunto una stecca di cannella e una di vaniglia. Ho fatto riposare per un'ora, ho filtrato il liquido, l'ho aggiunto allo spumante, giusto due dita. Per i bignè invece ho preparato una farcia mescolando la robiola con il tonno sgocciolato. Ho farcito moltissimo i bignè e li ho fatti riposare un'oretta anche loro.